Era un abbraccio carico di tutto quell'astio che lei stava provando. Era denso d'amore per me e per la vita che voleva con me. Era fitto d'angoscia. Era un abbraccio disperato. Ma il saluto che mi lasciò era pieno di nuova speranza affilata alle mie speranze. Ero consapevole di essermi preso un'enorme responsabilità. Lo scarso bagaglio di ognuno di noi ben descriveva la nostra condizione. Chi è tanto temerario da intraprendere un viaggio così? O un folle, o un povero. Tragitti interminabili, caldo, freddo, vuoto, paura, speranza, ed ancora caldo, ed ancora freddo. Angoscia e paura. Ecco cosa vedevo negli occhi di ciascuno. Se avessi avuto uno specchio avrei visto certamente la stessa paura e la stessa angoscia nei miei occhi. Vedevo il deserto attorno a me e sentivo il deserto dentro di me. No, no, non voglio tornare indietro. È ciò che continuavo a gridare a me stesso. Nessuno mi poteva sentire, non volevo che mi sentissero. Risultava già penoso il grido inespresso di tutte quelle persone. Una volta raggiunto il confine con la Libia, fummo rinchiusi in una stanza e derubati dai nostri carcerieri di quelle poche cose di valore che avevamo. Quando più tardi riuscimmo a forzare la chiusura della porta, ci ritrovammo in mezzo ad una radura sabbiosa. Liberi. Liberi. Da cosa? E per fare cosa? Ci trovavamo in un villaggio privo di colori, come sono i villaggi assorbiti da un deserto troppo invadente. L'effetto ottico è quello di una fotografia scattata con troppa luce. Comparvero come dal nulla altri uomini, con una camionetta, che ci proposero di proseguire il viaggio pagando un biglietto oppure lavorando per loro. E così, tutti privi di mezzi, cedemmo al ricatto. Dal punto in cui eravamo fino alle coste libiche, da dove partivano i barconi, ci separarono più di 1000 chilometri. E così passarono altre settimane di duro lavoro e di sofferenza, di umiliazioni e di fame. Fummo imbarcati di notte. Ormai ero esausto e privo di forze. Fui costretto a guadagnarmi anche l'ultimo tratto del viaggio lavorando al porto come scaricatore. Fortunatamente ci radunarono dopo pochi giorni e ci dissero di prepararci a partire. In breve, con il nulla che avevamo come bagaglio, 4 stracci ormai consumati e sporchi, documenti e poco altro, ci ritrovammo tutti al molo ad attendere la barca. In quei momenti mi guardavo attorno nella fioca luce di alcuni lampioni e nel bel viso di una luna piena. E dopo tanti giorni aspri, duri, di fronte ad un mare d'acqua infinito che brillava con la luce riflessa della luna e di fronte ad un mare di gente che luccicava per le 1000 lacrime che scendevano da tutti quegli occhi, ero solo. Solo come non mi ero mai sentito prima. Credo fossero tutte mie le 1000 lacrime. Eravamo stipati su quel natante che poi, alla luce del sole, ci fece temere d'affondare, tanto era ridotto in cattive condizioni. Io guardavo le onde che si frangevano contro lo scafo e pensavo che a me il mare è sempre piaciuto, ma non quello che mi assediava durante quel viaggio. Dopo qualche giorno di navigazione, in quelle condizioni,
fumo abbandonati in mezzo a quell'infinito mare. La disperazione nella quale fummo gettati terminò poco dopo. Le preghiere che sino ad allora non ero più riuscito a recitare furono ascoltate. Ci attaccò un motoscafo. Un uomo salì sul nostro barcone e iniziò a distribuire giubbe di salvataggio. Salimmo a bordo. Fummo rifocillati. Qualche ora di navigazione in condizioni confortevoli e l'esaltazione generale si fece sentire quando all'orizzonte si profilò la terra straniera, la terra che avrebbe